Perché mi ricordo che un mese e mezzo fa, si mi diceva che io non potevo fare il terzino destro. E io sono lo stesso giocatore, non è che ho imparato in un mese a fare un passaggio. Però la cosa che ha cambiato sicuramente è la struttura. E questa nuova struttura di gioco permette sia a me sia ai miei compagni di fare magari qualcosa in più, rischiare di più. Io posso essere più propositivo perché so che ci sono due o tre compagni dietro almeno che mi danno la copertura. E questo è un passo in avanti che avevamo dato sicuramente grazie al mister e grazie al lavoro che abbiamo fatto in questi 2 mesi. Ecco, Gonzales, parlaci un attimo, magari un po' più approfonditamente, questa tua evoluzione tecnico-tattica. Praticamente sei venuto qua come difensore centrale e poi le esigenze della rosa ti hanno portato prima con Toscano, adesso a maggior ragione con Novellino, ad agire da esterno. Addirittura in molti frangenti delle gare tu agisci da laterale di centrocampo e te la cavi pure abbastanza bene, mostrando e dimostrando un piede destro abbastanza educato. Praticamente l'assist, quella verticalizzazione per Ardemagni è prova del fatto che insomma il piede c'è e quindi questo è un arricchimento tattico per Novellino. Sì, io veramente sono molto contento perché alla fine il lavoro che uno fa tutta la settimana riesce durante la partita a vedere i frutti di questo lavoro, no? Perché se lavora tanto tatticamente. Come dicevo prima, io non ho che, cioè non è che ho cambiato, che ho imparato qualcosa, che sono un giocatore diverso, simplemente che la struttura di gioco ha cambiato e questo mi permette di concludere magari qualche azione, di essere più avanti, di pressare più avanti e i movimenti soprattutto di le punte fanno che questo tipo di passaggi siano molto più facili per noi difensori. Adriano, la tua crescita è stata a tal punto importante tanto da bloccare anche la società ad intervenire sul lato destra di difesa. Per quanto riguarda invece il campionato a Brescia, questa vittoria importante, si è sfatato il tabù in trasferta, ora l'obiettivo è forse quello che è mancato anche il girone d'andata dopo le vittorie in casa e la continuità. Sì, in una Serie B così stretta, in una classifica così stretta, è fondamentale trovare la continuità. Noi ancora siamo in una zona di emergenza, basta guardare la classifica. Questa squadra, l'Entella, ha un allenatore che è molto pratico, io lo conosco benissimo perché sono stato con lui l'anno scorso a Terni, so che è una squadra tosta, una squadra molto pratica, sicuramente non è la squadra migliore che dobbiamo affrontare in questo momento, perché è tosta veramente. Una squadra che è costruita per andare in Serie A. Noi invece dobbiamo fare una partita perfetta dal punto di vista tattico e sfruttare sicuramente quelli che stanno passando per un bel momento. Dobbiamo essere molto umili e non pensare che una vittoria in trasferta cambia le cose. Noi siamo e dobbiamo essere con la testa di emergenza, perché questa squadra, come ho detto il primo giorno che sono arrivato e non mi sbagliavo, si deve salvare come prima cosa importante. Ciao, volevo fare una Buonasera. domanda sul Virtus Entella che ha inserito proprio poche ore fa Capellani in attacco, il collettivo, l'allenatore sicuramente va ad esaminare nel complesso come forza questa Virtus Entella, ma riguardo anche ai singoli, avete, o state studiando qualcosa in particolare per fermare loro attaccanti? Guarda, oggi è mercoledì, oggi è il giorno che magari uno si diverte di più perché fa questa partita con la primavera, si diverte nel buon senso, è sempre con la concentrazione, con il senso del lavoro. Dal lunedì in poi si lavora tantissimo. E quello che mi piace tanto di questo staff tecnico è che sempre si lavora in base alla squadra che viene dopo. Non ti posso dire cosa abbiamo fatto,
cioè, è una cosa nostra, però stiamo lavorando da lunedì tantissimo. Magari in altro momento, con un altro allenatore, lunedì uno fa una corsa tranquillo, pensa a recuperarsi, qua si lavora tatticamente 2 ore dal lunedì, quindi si prepara molto la partita. C'è lo spirito di lavoro e penso che questo si vede in campo da un bel po', eh. Penso che magari voi che lo vedete da fuori, cioè io vedo che si sta costruendo una squadra e per diventare squadra ci vuole tanto lavoro, anche i risultati. Faccio un'altra domanda io riguardo a De Magni, tra i giocatori rinati, nuovo come te c'è sicuramente lui, dopodiché la grande partita a Brescia, come compagno di squadra, come lo stai vedendo dal campo in questa sua esplosione? E poi da difensore è davvero difficile, immagino, marcare una De Magni così in fila. No, io l'anno scorso, quando lui era a Perugia, non ha toccato una palla, perché lo marcavo io. Ma questo anno sta diventando un grande attaccante. No, 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 scherzo, scherzo. No, come difensore, Matteo, quando riesce a fare quello che fa meglio, è un attaccante di un'altra categoria, quello lo sappiamo tutti. Noi dobbiamo essere il sostegno di lui, perché lui è un attaccante ignorante, un attaccante che va a tutti i palloni, che ti fa respirare la squadra. E penso che la partita contro il Brescia abbiamo visto il Matteo, che uno, o che io, cioè, soffrivo l'anno scorso. E questo è, cioè, un passo in avanti enorme per noi, squadra, perché dobbiamo portare i giocatori a questo livello. Io sono molto contento per lui. E quando fa questi gol meravigliosi Daniele, cioè io sono più contento di fare gol io, perché so che questi ragazzi ti portano alla vittoria dopo. Senti, per quanto riguarda questo cambio tecnico sulla panchina che si sta rivelando alquanto produttivo, insomma, se stiamo ai numeri, 7 punti nelle ultime 3 gare, insomma, sono ro tanta roba rispetto a quello che si è riuscito a produrre proprio in termini di risultati precedentemente. Lo so che è sempre antipatico fare paragoni per i calciatori tra il vecchio tecnico e il nuovo tecnico, eccetera, ma al di là degli innegabili cambiamenti dal punto di vista tecnico-tattico, sul piano mentale, quanto è valsa, quanto vale l'apporto di Novellino, insomma, cosa vi sta dando dal punto di vista anche della maturità complessiva della squadra? Una domanda un po' difficile perché non si può parlare di un allenatore che è andato via, il quale ho tanto stima per lui perché mi ha dato 2 volte in Italia la possibilità di trovare una squadra. Questo allenatore, di quale posso parlare perché lui è presente, ha tanta esperienza e questo per un giocatore e una squadra in difficoltà è tanta roba. Perché l'Avellino ha bisogno di essere una squadra pratica e Novellino è un allenatore molto pratico, con tanta esperienza. Dal punto di vista mentale, quello che chi vedo io così, ma subito, è che lui non molla mai. Il lunedì si lavora tanto, pure quando uno non ce la fa con le gambe. E uno prepara la partita dal lunedì e questo mentalmente è una cosa forte. Cioè, di questo punto di vista penso che lui le ha dato alla squadra questa cosa in più di non mollare mai, neanche un minuto in allenamento. E questo sicuramente dopo si vede in campo.